Caso Russo, l'ex assessore in quota MPA, si vorrebbe candidare con Crocetta, ma parte del PD, compreso il segretario Lupo, hanno detto di no. Il Partito Democratico è in campagna acquisti? No, più che altro in campagna svendita, nel senso che il problema, senza parlare dei casi personali che può essere sgradevole, comunque sarebbe inappropriato, il problema è generale, cioè il candidato alla presidenza della Regione Siciliana, Crocetta, sostiene che nelle liste che lo accompagneranno ci saranno solamente quelli che hanno rotto con l'esperienza del governo lombardo. Il problema è che in quelle liste non ci può essere nessuno che abbia rotto con l'esperienza del governo lombardo, perché lo hanno retto in piedi fin quando Lombardo non si è dimesso. Tutte le altre questioni, compresa questa personale di Russo, è puramente strumentale. La logica è semplicissima: i gruppi che sostengono Crocetta sono gli stessi che hanno sostenuto Lombardo e, nel caso dell'UDC, che l'hanno anche tenuto a battesimo. Sui giornali compaiono i primi sondaggi. Da questi sondaggi emerge un dato chiaro che diciamo, nessuna coalizione riuscirà ad ottenere una maggioranza solida, per cui la sopravvivenza è garantita solo se ci si allea a poli più deboli ed ecco che ritorna Lombardo sulla scena. E per la verità, correggerei la sua premessa, nel senso che i sondaggi dimostrano che ancora oggi i giornali accreditano come diversi forze politiche che hanno in comune il genoma lombardiano. Nel senso, sono tutti figli di Lombardo, centrosinistra per le ragioni che abbiamo prima detto, centrodestra perché sono quelli che lo hanno fatto eleggere Lombardo, e il gruppo degli autonomisti attorno a Miccichè, perché proprio lì c'è fisicamente la presenza di Lombardo. Quindi in realtà, messi assieme, questi alleati fanno già la maggioranza assoluta, ma siccome assieme non possono stare, perché l'unica cosa che li teneva assieme era Lombardo medesimo, il quale si è sottratto a quel compito, nessuno di loro sarà in grado di governare. Però io dico, attenzione a credere ai sondaggi, attenzione a credere a una stampa che ritiene che il mondo si sia fermato all'era di Lombardo, perché la maggioranza assoluta degli elettori non voterà per nessuno di quei tre. Chiunque sarà eletto, la somma dei voti che prenderanno il centrodestra, il centrosinistra e i gruppi di Miccichè non raggiungerà il 50% in assoluto degli elettori. Ed è a quelli che noi invece ci rivolgiamo dicendo che forse è ora di cambiare. Grazie.